Negli Stati Uniti, ora dove non si ferma la protesta antirazzista, un morto durante le manifestazioni ad Austin in Texas. A Seattle la polizia dichiara lo stato d'emergenza, decine gli arresti. Giacomo Segantini. I manifestanti stanno marciando quando a un certo punto qualche ora dopo, la polizia di Austin, nel Texas, spiegherà: un uomo con un fucile è morto dopo essersi avvicinato a un'auto. Il conducente, armato a sua volta, gli ha sparato. Ora è in stato di fermo. Scene da un'America arrabbiata e spesso armata. Queste immagini impressionanti vengono da Louisville, nel Kentucky. Si fanno chiamare coalizione di quelli che non scherzano. Chiedono giustizia, armi in pugno per gli afroamericani uccisi dalla polizia, George Floyd, Breonna Taylor. Ma il DNA della protesta sta mutando. Il coro, le vite dei neri contano, sempre più affiancato, nelle città in cui il presidente Trump ha schierato gli agenti federali, da andatevene a casa. A Portland, nuova notte di proteste degenerate in scontri davanti al tribunale federale. L'aria resa irrespirabile da lacrimogeni e spray al peperoncino. Gruppi di mamme e veterani formano muri umani per difendere i manifestanti pacifici. In solidarietà con la città dell'Oregon, la gente è scesa in strada anche in altre metropoli. A Seattle, dopo i primi disordini, la polizia dichiara lo stato di assedio. Decine di arresti e feriti. Un'estate che si fa sempre più calda. Oltre 16 milioni di contagi nel mondo.